Buonasera a tutti, seconda giornata del massimo campionato di Serie A sta per avere il via qui al Palla Santa Filomena di Chieti. Il match tra la neopromossa Civitella Color Max contro una squadra ormai blasonata come il Real Rieti. Attenzione intanto a questo attacco, Titon, grande intervento di Pereira, la porta è vuota. Attenzione a contropiede, velocissimo Titon, il contrasto proprio di Nicolodi. Titon ruba palla, tetto di Palusci con tanta aggressività, ma attenzione a questo contrattacco. Gioazzigno alla palla, alla porta vuota e alla prima occasione passa Contuli, che è liberato ottimamente da Gioazzigno, l'ha messa dentro. Il derby della prima giornata nell'anticipo di giovedì scorso proprio qui al Palla Santa Filomena, dove gioca anche l'acqua e sapone, almeno per questo inizio di campionato. Tanto seconda stazione, Titon, palla al centro, gol, pareggio, meritatissimo il gol di Fabinho, ma l'azione bellissima ancora una volta di Titon. Attenzione Gioazzigno, l'attacco adesso di Rafinha che si libera del suo avversario. Gioazzigno potrebbe tirare, non lo fa e pareggia con Kakà. Questa bellissima manovra del Rieti, tutta di prima, con l'assist di Jefferson per Kakà che la mette dentro, avrebbe segnato chiunque, ma bellissima la combinazione. Niente da fare per il Civitella Color Max che subisce il gol del pareggio, 2-2 dunque. Kakà in gol, protesta il pubblico, Titon, attenzione Fabinho, strattonato, c'erano gli estremi, probabilmente il calcio di rigore. È ritrovato la sua ex squadra, la questa buona. Attenzione a Tuli, grandissima azione, poi però alza troppo o gran parte di essa. Intanto il tiro velenosissimo di Tuli, scuola palusciana di questo allenatore bravissimo. Attenzione però a Rafinha, la botta, è un grandissimo gol da incrociare, niente da fare per Mazzocchetti, gol da autentico campione. Fa tutto da solo e poi si inventa questo tiro all'azione. Attenzione, grande intervento di Garcia Pereira, tante volte il gol. Attenzione però, la porta è vuota e arriva anche facile facile, come spesso succede al portiere in movimento, il quarto gol ad opera di Gioazzigno, liberato da un rimpallo favorevole. È andata benissimo al Rieti, 4-2 quella vista oggi al Palasport del Palla Santa Filomena di Chieti, 2-4. Applausi naturalmente al Rieti che conquista il 4-2 con esperienza e con qualità.